Stupenda, raga. E poi la tua voce che mi tocca più veloce, poi mi tocca stare al gioco, perché poi manca poco e so che stasera sei mia. Siamo ritornate qui con un nuovissimo video. Che bello sto video! Questo video si tratta del video in cui vi facciamo vedere la Ricky Journal, ovvero l'agenda di Ricky, un nuovissimo diario moderno, perché ci sono tutte le informazioni su di Ricky, tantissime cose su di Ricky e anche le sue canzoni. E anche le sue canzoni, quando le cancellava le strofe e ne metteva altre, c'è veramente di tutto. E la scritta Ricky è pelosa, quanto è bella, io la sto toccando da 3 ore. Quindi 3, 2, 1, go! Iniziamo! Allora, ragazzi, è bellissimo già perché fucsia, tipo, trabello. Inizia così. Bellissimo, raga, tutto Ricky. Queste sono queste cose. C'è anche Ricky da piccolo. Qui c'è la guida dove andare a vedere le pagine. Ragazzi, in tutto ci sono 192 pagine, tutte dedicate a Ricky, appunto. Cioè, bellissimo. Allora, ragazzi, guardate, c'è anche Ricky da piccolo. E qui. Poi vabbè, c'è una pagina bianca che secondo me ci potrete anche scrivere sopra, magari, e fare, che ne so, i vostri pensieri più... Bellissimo, raga, poi c'è... Qui sta un concerto. Bello, raga. Wow. Ci sono un sacco di foto di Ricky, cioè bellissimo. Allora, qui... Allora, presente giornata tipo la mia e la tua giornata. Scopri cosa abbiamo in comune. Sveglia ore 8:30. Lui sta dicendo tutto quello che fa lui. Sveglia ore 8:30. Colazione con il mio team. Il primo pensiero. Vabbè, ci sono varie cose. Eccole qui. Con tutta la scrittura di Ricky. Questo diario è stato fatto proprio, questa agenda, diario, come lo volete chiamare, è stato fatto proprio da Ricky, cioè in collaborazione veramente con Ricky. Quindi Ricky ha fatto questa agenda, ci sono ho veramente tutti i pensieri. Tour che in realtà è un concerto. Ok. Non lo so perché. Quindi è bellissima questa foto. Quale? Quella questa. Abbiamo la stessa foto o no? Sì. Boh. Poi però in alcune pagine ci sono delle strofe bellissime, sì. Tipo di perdo le parole, sì. Dimmi qualcosa che resta senza fare di più, che la scena è perfetta. E qui tipo sta scritto proprio così quello che abbiamo cantato noi, e guardate, c'è, penso che questo così. Ragazzi, sfogliando avanti troviamo sempre più strofe. Ad esempio, balla con me. Sento il cuore che batte in questa notte infinita. Non ti fermare, voglio ballare. Queste dopo le intoniamo per bene, tutto ok. E ora invece ve la sto leggendo. Basta leggerle perché dopo faremo un bel giochino che voi sicuro avete capito. Sicuro. Oh, ora, Giulia, mi è venuta un'idea. Visto che questo bellissimo journal di Ricky ha anche un'intervista doppia qui dentro, la vogliamo fare con Ricky? Sì! Vai, dai! Allora, se fossi un oggetto sarei, e Ricky risponde, un ciondolo. Tu che oggetto saresti? Oggetto... non lo so. Vabbè, un cuore. Io invece sarei degli orecchini. Orecchini. Poi, se fossi un fiore, sarei, e lui risponde, un tulipano. E io voglio essere, vabbè, non lo so, i fiori praticamente,
La margherita. Anche io la margherita. Se fossi un colore sarei verde acqua. Tu? Io. Non lo so perché mi piacciono tutti, vabbè. Io? Io? Azzurro. Io verde acqua come Ricky, mi piace un sacco il verde acqua. Se fossi un cibo sarei spaghetti, cacio e pepe. Tu? Io due cose. Il salame e la pizza. Io McDonald's e pizza. Poi, se fossi una città sarei... Lui risponde Milano. Tu che cosa... No, veramente questo è difficile perché... No, mi piace. Allora, no, a me piace Los Angeles, è tutta la vita Los Angeles. Poi, l'ultimo, se fossi uno strumento musicale, sarei, lui risponde, tastiera. Tastiera, io invece la chitarra, perché, oppure il pianoforte come lui, come la tastiera, mi piace pure la tastiera. Anche io la tastiera, mi piace, o anche la chitarra. Il violino stavo dicendo il violino. Ragazzi, visto che ci sono tante cose su questa agenda, ci sono anche delle strofe di canzoni di Ricky. Quindi facciamo un bel giochino e dovete partecipare anche voi. Noi prenderemo una canzone a caso e la dovremo cercare di intonarla. E provateci anche voi. Sì, sì, proprio tu che stai guardando questo video. Provaci. Allora, parto io? Sì, vai. Allora. Io? Io o tu? Allora, a me è uscita Sei mia. E aspettate, ora vi faccio vedere. Non riesco a suonare la chitarra, però c'è Sei mia e sta scritto. Ora ve la leggo e poi la proviamo ad intonare, ok? Allora, se so che stasera sei mia, che cosa tu sia, ti guardo e non lo ammetto. Quindi questa è Sei mia, ok? Proviamola ad intonare. Allora, se so che stasera sei mia, che ho cosa tu sia, ti guardo e non lo ammetto e basta. Trema la tua voce che mi tocca più veloce, poi mi tocca stare al gioco, perché poi manca poco e so che stasera sei mia, che ho cosa tu sia, ti guardo e non lo ammetto e tutto. Trema la tua voce che mi tocca più veloce, poi mi tocca stare al gioco, perché poi manca poco e so che stasera sei mia, che ho cosa tu sia. Bellissima. Poi io. Allora, io ve la leggo subito. Perdo le parole, la corsa contro un braccio fatta per le scale, confondere lo zucchero al posto di sale. Dai, intoniamola. La corsa contro un braccio fatta per le scale, confondere lo zucchero al posto del sale, e ridere di niente che poi ci porta conto di noi. Vai. Adesso vediamo se trovo io una canzone. Perdo le parole, la mia preferita. Vai, allora, dai. Vai. La corsa contro il braccio fatta per le scale, confondere lo zucchero al posto del sale, e ridere di niente che poi ci porta foto di noi ad un selfie venuto male. Ok, allora, ora ne cerchiamo un altro po', vediamo un poco. Ragazzi, ho trovato Polaroid! Dai, intoniamola! Allora, aspettate che ve la leggo. Mano al volante, con l'altra ti tengo, dite specchietti che tagliano il vento. Ok, vai, okay. Pronta? Mano al volante, con l'altra ti tengo, dite specchietti che tagliano il vento, rendi l'istante l'impresso reale, non più digitale. E io. Ora ragazzi, la sfogliamo velocemente insieme. Candles are burning low, one for
Ragazzi, per chi è fan di Ricky, non si può far mancare questo journal. Uno, perché ci sono un sacco di informazioni su di Ricky, un sacco di cose su di Ricky. E poi, la copertina è stupenda, raga. E poi, ragazzi, non ve lo potete far mancare, perché c'è anche la calligrafia di Ricky. Ci sono tantissime strofe di canzoni. Ci sono la calligrafia di Ricky con le canzoni corrette. E veramente è stupendo, ragazzi. Cioè... E poi ci sono anche le foto di Ricky. È veramente bellissimo, ragazzi. E chi è proprio fan scatenato di Ricky come noi si metterà questa agenda sotto il cuscino. Assolutamente. E scrivete giù nei commenti se voi avete questo journal e soprattutto qual è la vostra pagina preferita, qual è la vostra parte preferita e cosa vi è piaciuto di più. Quindi yeah, bellissimo raga, io sono troppo contenta, cioè. Quindi, 3, 2, 1, quindi ragazzi, questo è il video, spero vi sia piaciuto, a me è piaciuto tantissimo. Iscrivetevi a Instagram, Marghe Giulia Kawaii 3D Robasso Official, su Facebook, Marghe Giulia Kawaii Real, sul secondo canale, Maggi TV, su Musical.ly, chiacciola Marghe Giulia Real, e se volete le maglie, le cover, le tazze, i cuscini, o tantissime altre cose, di tantissimi altri colori, andate su www.marghegiuliakawaii.it. E ricordatevi che io Marghe, io Giulia, insieme a voi formiamo la Magic Family, cioè amore puro. Se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, iscrivetevi al canale e condividetelo. Se invece non vi è piaciuto, ciao.